sol graffiante di Mario Biondi e il violino eclettico di David Garrett. Due artisti e due eventi di altissimo livello che chiudono altrettanti cartelloni di assoluto prestigio che hanno impreziosito l'offerta di spettacoli sulla costa ionica catanzarese. Assoverato, il cantante e musicista catanese ha proposto il proprio repertorio riarrangiando pezzi che sono pietre miliari nella storia dello swing mondiale. Al Parco Archeologico Scolacium invece il violinista tedesco-americano si è fatto accompagnare dal pianista Julian Quentin per un viaggio col suo strumento del diavolo che ha spaziato dal rock alla musica classica. Due location per grandi eventi ormai consolidate, la Summer Arena della SM Musica di Maurizio Senese e l'incantevole sito di Roccelletta di Borgia, che confermano la capacità degli organizzatori e l'apprezzamento del pubblico. Biondi ha pure scherzato dal palco. E tutti a dire, tutti in inglese, che fu, che succede? E poi ha smosso il pubblico. Sarebbe bello, spostiamo la sera e ci mettiamo a ballare tutti. Ed il pubblico si è fatto travolgere in una serata di chiusura che ha segnato anche il bilancio di una stagione che ha avuto 35.000 spettatori, di cui solo il 40% calabrese. Anche l'apparentemente glaciale Garrett, considerato dalla stampa di settore un sex symbol, non si è lasciato sfuggire l'occasione del bagno di folle in Calabria. Buonasera, Calabria! Uno scambio osmotico tra palchi e pubblico per un doppio arrivederci che fa già pregustare l'attesa delle prossime stagioni. Agostino Pantano per la CNews 24.